fatto in tempo a tornare dalle Lofoten che oggi, esattamente 10 giorni prima circa, inizia la procedura per attivare la nuova avventura, cioè cabin trip. Sono le ore 6, sto riportando anche dietro tutto il materiale che ho noleggiato per le Lofoten e io e Cosmonauta ci stiamo dirigendo in università per prenotare la cabin con apertura prenotazione alle 8. Neanche quando ho fatto il passaporto con procedura d'emergenza mi sono svegliato così presto. Buongiorno ragazzi, ore 7:15 ed è adesso che inizia la nostra avventura alla cabin con il solito zaino giganterrimo dal peso di 815.000 kg. Questo perché? Perché abbiamo circa 2 kg di salmone e vedremo che sashimino ci spareremo alla cabin. Ora dobbiamo andare a recuperare la macchina alle 8, recuperare gli altri e poi ci dirigiamo alla cabin circa 50 km da Trondheim. E poi ci spetterà un'oretta di camminata, in teoria non troppo difficile, per arrivare a destinazione. Vediamo un po' cosa sono queste cabin. Le cabin sono praticamente dei bungalow che possiamo noleggiare tramite l'università a un prezzo ridicolo di meno di 5 euro a notte, dove si può dormire e passare il weekend, o è noleggiabile anche in settimana. Noi ovviamente abbiamo scelto il weekend per non saltare le lezioni durante la settimana, ed è un servizio molto apprezzato e anche molto richiesto, perché pensate che per prenotarle l'ufficio apre alle 8 e c'è la gente dalle 5 in coda per prenotare le cabine migliori. Ragazzi, siamo in macchina col ersambugone nel portabibite, in modo tale che se ci fermano ci arrestano subito. Sono qua con mio fratello Rico. Dio, bene. E niente, stiamo andando a recuperare gli altri membri della crew per questa cabin incredibile, pazzeschissima. Speriamo che nevi. Speriamo di no. Ingegneri aerospaziali che cercano di capire come si carica. Seconda sosta per ricarica macchina e intanto vado a prendere al supermercato una briochina perché sto letteralmente morendo di fame. Yes there is! Yes there is! Turn on the ruspa! There is also the panoramic screen, it's incredible! Hai trovato Marti? Il Pantera! Show us the way! Show us the way! For the Pantera's move! Oh! 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 Che toro! Quella rossa? Hai sentito? Oh! No, guys! Wait, wait, Cosmo is coming! Yes, please! Oh! Vabbè, comunque, riassunto del hiking, siamo pieni di fango, io ho le scarpe che sono fradici, ho dentro un acquario e dobbiamo solo scavallare una decina di fiumi. Poco, poca roba. Non stiamo aspettando da Sara, no? Vi benedico! No, wait. Siamo quasi arrivati, dopo solo un'oretta di cammino neanche. Si trova lì dietro, molto vicina, adesso attraverseremo un altro fiume, anzi torrentino,
il mostro in POV. Non avevo paura di mettere dentro i piedi, perché tanto vi giuro che ho l'acqua dentro. E niente, meno male che ho portato una marea di cose di cambio, tranne le scarpe, che però spero asciughino entro domani. Arrivati, eccola lì, questa è la nostra cabin. Adesso ve la mostro meglio. Questa qui è la vista dalla cabin. Aia. Qui c'è la legna, questa è la porta d'ingresso, il nome è Eagle Blue, spiaccicato. La legna è già tagliata, quella da tagliare, e là dietro si intravede il bagno, che dopo andremo a vedere, anche se ho un po' paura. Dentro di me sempre più in alto si va, e vola vola con me, il mondo è matto perché. If you will be in Italy and someone will tell you like okay we have to go to, vabbè, non si vede niente, ma vi assicuro che sta nevicando. La neve che vedete era già lì. Sono troppo felice. È nero ma è felice. Si vede la tua faccia che è schifatissima. Ricchio, che fa sempre il suo lavoro, tagliare il salmone, sempre nei posti più strani. Nei posti più strani. Zio Pine, sempre con il solito coltellino. It's the love of my life. Guardate qua, il susciaro di Trondheim. Veramente. Guys, now is the time to see snow. Is the time to snow. Stiamo per morire, ragazzi, perché ci siamo persi. Ha riniziato a nevicare, come vedete. La situazione non è buona, vedremo come andrà a finire. La Meg intanto fa le reazioni di B-Real, la Sara ha più neve che capelli, là gli altri che provano a vedere come non morire.
ci aggiorniamo, se questo video uscirà vuol dire che non siamo morti. Sembra una catena di montaggio. Dai Lollo, vai, ti prego, sto morendo, non sento più i piedi. Dammi del contenuto, eccolo lì. Dammi del contenuto, eccolo lì. Perfetto, preso, grazie. Grazie Lollo per il contenuto. Dai un altro, ti prego. Dammene ancora un pochino, Lollo, ti prego. Spero veramente di non trovarmi i piedi viola quando mi tolgo le cazzo, ragazzi, perché veramente non li sento. Perfetto. Raga, 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 raga. Ale, come sta di piedi? Vai, per favore. Ale, come li sento, raga? Ci sono entrambi? The good part is there is the sun. No, raga, davvero adesso dobbiamo andare perché non mi sento più. Wall, well, guys. Andiamo a casa, il sole si abbassa un paio di coglioni. No, no, stasera il sole si abbassa, sono già quasi le due del quarto. Ragazzi, cosa abbiamo deciso allora? Se siamo qua, così almeno siamo sulla parte giusta del sentiero. Basta. Ale, cosa abbiamo appena fatto? Cosa è successo? Io penso che sto perdendo i piedi, spero di ritrovarli quando arrivo a casa e non avere le dita. E il drone? Ho fatto una super bene col drone, non c'è posto per attraversare da nessuna parte, sto per bestemmiare fortissimo e quindi tagliare o diventare come il Massio che inverte le bestemmie. Beh, meglio il Massio che Blur, Non credo che questo video uscirà mai. Nel caso io abbia i piedi, lo editerò con i piedi. Otherwise non uscirà mai perché diventerò handicappato. Un saluto alla famiglia. Grazie mamma, addio. Oh, non ho preso l'headshot.